Salve, buongiorno a tutti. Oggi è sempre il 25 di novembre e con questo video voglio dare delle informazioni sempre dettagliate e molto precise per tutti voi giocatori. Intanto mi sono messo il mio collanazzo di Ambra che è strepitosa, non so se la vedete. È la meraviglia, le sette meraviglie la mia collana. Vediamo se riuscite a vederla bene. Mi piace tanto, bella calda, scalda il cuore. Allora, stamattina l'informazione è questa. Intanto ho rintracciato l'ambo sulle effemeridi nautiche. Si può giocare un ambo ogni mese, più di uno, quanti se ne vuole, anche perché poi dipende dalla disponibilità finanziaria che avete. Quindi se volete contattarmi per questo aggiornamento molto molto interessante, perché un ambo sicuro non ve lo dà nessuno, è garantito. L'ambo poi è in quartina, voi sapete che si gioca l'ambo più i vertibili, però l'ambo è garantito, spesso esce l'ambo, però per non farci fregare giochiamo anche la quartina, che se è l'ambo poi escono due ambi. Allora, però volevo dare un'altra informazione. E io spero che mi ascoltiate in tanti, soprattutto le persone. Io ho dei gruppi adesso, no? Praticamente sono tre o quattro i miei gruppi. Il mio gruppo, il mio fiore all'occhiello, è il gruppo della fresca. Il gruppo La Fresca, dove c'è una quota da spendere per entrare. Io ora stamattina mi rivolgo a tutti coloro che per una ragione o l'altra siete andati via e vi siete trasferiti magari in altri gruppi oppure addirittura nei miei gruppi, quello delle congiunzioni. Molti di voi siete andati via di qua e siete usciti dalla porta e siete entrati dalla finestra, che è vostro diritto, ovviamente, sono delle vostre scelte. E non sono sindacabili, però vi dico come stanno le cose, ve le voglio spiegare bene. Il gruppo La Fresca, che è il mio fiore all'occhiello che ho da moltissimi anni, è un gruppo dove io pubblico calcoli molto più interessanti di un altro gruppo, no? Per esempio, io ho aperto il gruppo del 10 e l'8. Non è uguale al gruppo della Fresca. Il gruppo della Fresca è un gruppo di professionisti, mettiamola così. Il gruppo della Fresca io pubblico ogni mese il numero di Palermo che è garantito. Nel gruppo della Fresca io pubblico gli ambi se quando li ho, ovviamente, ambi oppure pubblico un programma garantito che nell'arco di una settimana, di poco tempo, facciamo 10 giorni, i numeri sono già tutti usciti. Nel gruppo della Fresca io pubblico le quaterne quando le ho. Nel gruppo della Fresca io pubblico i terni, pubblico tutti gli extra, oltre al programma io pubblico degli extra. E sono tutte previsioni garantite. Pubblico di tutto e di più, qualsiasi cosa che può giocare, che può scegliere il giocatore, nel gruppo della Fresca lo trovate. Nel gruppo della Fresca, oltretutto, trovate tutti i mesi, sì, il numero di Palermo. Mi ha interrotto. Allora, aspetta che riprendo il filo. Allora, quello che voglio dire, no? Che se in un gruppo c'è una quota e in un altro gruppo c'è un'altra quota, non è la stessa cosa. Non so se vi rendo l'idea.
Uscire dal gruppo della fresca per entrare nel gruppo delle congiunzioni non è la stessa cosa. Perché nel gruppo delle congiunzioni, una volta che io ho messo quello che voi avete, diciamo, speso, io poi non è che vi sto dietro fino alla fine del 2024. Non funziona così. Io vi ho dato un programma. E quello è, e poi diciamo che uno gestisce il programma, i soldi, gestisce quello che vuole con i numeri che vi do, che sono comunque sempre garantiti. Ora è interessante ascoltare questo video. È molto interessante perché alcuni di voi che giustamente, adesso io non lo so, giusto o sbagliato, comunque sempre vostro diritto, questo lo voglio sottolineare. Siete andati via dal gruppo della fresca per entrare nel gruppo delle congiunzioni. Signori, non è la stessa cosa. No, se volete vincere all'otto come professionisti e far diventare l'otto un investimento, dovete rimanere nel gruppo della fresca. Io dico gruppo della fresca perché l'ho denominato la fresca, lo chiamo così, che poi adesso ho in mente di cambiargli anche il nome, comunque per il momento, giusto per farvi capire. Il gruppo della fresca, signori giocatori, rispetto a quello delle congiunzioni, non è la stessa cosa. Se volete fare delle vincite come Dio comanda, delle vincite interessanti, portare a casa il patush, la fresca, appunto, come la chiamo io. Dovete stare nel gruppo della fresca. Lo so che l'ho ripetuta tante volte, ma vi deve entrare nel pensiero, nel vostro pensiero e soprattutto nelle vostre scelte e decisioni, perché le vostre decisioni, secondo me, parlo anche della mia opinione, che non credo che sia sbagliata, la vostra decisione comporta anche non dico perdere i soldi, perché io nel gruppo delle congiunzioni ho pubblicato delle previsioni garantite, ma giocare un ambo, giocare un numero su ruota e giocare quattro numeri rispetto a sei, se fate quattro conti, ce n'è di differenza o no? Quindi mi viene da pensare che voi giocatori non sapete nemmeno fare i conti con i vostri soldi, con i vostri denari. Non li sapete fare. Pensate di aver risparmiato perché di là costa meno, ma non è così. Perché io devo suddividere il mio gruppo che è un fiore all'occhiello, è il mio fiore all'occhiello dove io tutti i mesi pubblico un programma e poi do anche degli extra. Signori, non è la stessa cosa. E che cazzo. Mi è scappata. La mia scappata, lo dico in milanese, alla sciupata. Non so se volete riflettere su questa condizione, perché adesso nel 2024, per esempio, nel 2024, adesso siamo ancora in novembre, cioè dicembre, ci saranno dei cambiamenti, delle cose, aprirò dei gruppi, ma i gruppi che io apro, signori, non saranno fissi, io apro e chiudo. Non è che voi vi piazzate lì e io ogni tanto vi do la previsione e basta. Ed è finita lì. E no, che non funziona così. Io aprirò dei gruppi, poi quando vedo che il gruppo è saturo, saturo nel senso che mettete solo il buongiorno e buonasera, io lo chiudo. Questo voi lo dovete sapere. Vedete, io ho chiuso il gruppo del 10 all'8 5 minuti, perché a un certo punto molti si sono adagiati, si siedono sulla poltrona e pensano che io vado avanti all'infinito a farvi portare a casa i soldi. Non è così. Poi
Perché io faccio il mio, faccio il vostro interesse, perché poi in realtà i miei numeri sono soldi. Non è che quando io chiudo un gruppo è perché voglio farvi un dispetto o perché mi siete antipatici, lo chiudo perché ne apro un altro, perché ho tanti programmi. Signori, io ho lì un arsenale. In tutti questi anni io ho prodotto un arsenale di roba. Ho lì tanti di quei programmi da paura. E tutti sicuri anche. Comunque, questo messaggio, questo video, io spero che lo ascoltano soprattutto le persone, i giocatori che siete andati via dal gruppo della Fresca per trasferirvi nel gruppo delle congiunzioni. Questo lo dovete sapere, che lì è una cosa e qua è un'altra. Se comprate una borsa firmata, non costa 20 euro, costerà 2000 euro. Lo sapete anche voi, non c'è bisogno che io vi faccia queste differenze o vi racconto la rava e la fava, lo sapete, soprattutto voi donne. L'errore che fate voi donne, che è un errore, secondo me, parlo del lotto ovviamente, no? Se rimaniamo sul terreno del lotto. È un errore che voi pensate che se in un gruppo spendete la metà della fresca, spendete la metà dei soldi della fresca, avete risparmiato. Non è così. Perché le previsioni che metto nella fresca sono previsioni mirate. Io ho la responsabilità di dare delle previsioni mirate, delle previsioni garantite, delle previsioni che escono in un determinato periodo. Io ho questa responsabilità perché non è che posso prendere per i fondelli la gente, non, e non è che negli altri gruppi io vi prenda per i fondelli, però diciamo che io curo molto di più questo gruppo, perché appunto, lo ripeto, lo sottolineo, è il mio fiore all'occhiello. Questo lo dovete sapere. Ma lo dovete sapere soprattutto voi che siete usciti, perché quelli che non sono mai entrati non sanno come funziona. Quelli che non hanno mai provato ad entrare nel mio gruppo, la fresca, non lo sanno. Quindi io mi rivolgo a voi che magari siete stati lì dei mesi, mi conoscete da anni e poi così all'improvviso vi trasferite, diciamo, in un... Così ti trasferite, come ripeto, uscite dalla porta, entrate dalla finestra. Vabbè, adesso non la voglio fare tanto lunga perché la rava e la fava ve l'ho raccontata, ve l'ho spiegata. Ve la spiegherò ancora nell'arco di in questo periodo e ve la spiegherò bene. Comunque stamattina spero di essere stata sufficientemente chiara. Ciao e grazie.